Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anna Mitch Informa. Oggi 17 giugno parliamo del decreto legislativo 62, quello che in effetti ha dato attuazione alla nuova legge delega sulla disabilità riferita alla legge 227 del 2021 e parliamo in particolare attraverso questo DL 62 parliamo assolutamente della cosiddetta valutazione di base, le finalità, il merito, i principi e gli effetti della valutazione di base. Lo faremo subito dopo la sigla, cercando di apportare anche quelle critiche costruttive naturalmente, perché abbiamo già più volte rappresentato la nostra posizione e su questo tema, fino a quando la legge non entrerà a vigenza, saremo particolarmente attenti e vigili perché la legge possa subire quegli opportuni aggiustamenti per farla funzionare. Ma lo vediamo subito dopo la sigla. Anmich Informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmich. Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anmich Informa. Come vi dicevo in apertura, oggi parliamo del decreto legislativo 62 relativamente alla valutazione di base. Che cos'è la valutazione di base? Non è altro che il procedimento unitario volto al riconoscimento della condizione di disabilità e tutto questo poi, diciamo così, che comprende ogni accertamento dell'invalidità civile prevista dalla normativa vigente. Ed in particolare di che cosa si occupa questa valutazione di base? Si occupa dell'accertamento dell'invalidità civile, si occupa dell'accertamento della cecità civile, si occupa della sordocecità e della cecità e della sordità. E naturalmente è anche, diciamo così, l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica. Naturalmente è anche l'accertamento ai fini della inclusione lavorativa, legge 68-99, ed è anche la individuazione per la concessione, quindi dei presupposti, per la concessione di assistenza protesica, sanitaria e riabilitativa previsti dai livelli essenziali di assistenza. Poi naturalmente vi sono tutta una serie di requisiti necessari per andare ad individuare le condizioni per l'accesso alle agevolazioni fiscali e tributarie e relative alla mobilità. Naturalmente la valutazione di base si applica anche per quanto riguarda i minori, però andiamo a vedere, in effetti non è altro che l'insieme di tutti quegli accertamenti che oggi venivano fatti in maniera disgiunta, naturalmente con questo sistema si cercherà di fare una valutazione unitaria su tutti i tipi di applicazione stessa delle varie norme presenti, che comunque non vengono annullate e non vengono cancellate. Quindi che cosa succede? Che oggi io, attraverso la valutazione di base, posso chiedere l'accertamento per l'invalidità civile o per la sordità o per la cecità o per la sordocecità, posso chiedere l'accertamento per avere assistenza fiscale, tributaria, oppure per avere, diciamo, l'accertamento per poter avere, diciamo, tutte quelle che sono le concessioni protesiche o tutte quelle che possono essere, diciamo così, anche l'inclusione, quella che può essere l'inclusione scolastica per i minori in età evolutiva e per quanto riguarda invece l'avviamento all'inclusione lavorativa. Il procedimento per la valutazione di base si attiva a richiesta dell'interessato. E qui la nostra prima criticità, proprio perché è una richiesta dell'interessato, ma è stata abolita la cosiddetta domanda e quindi l'attivazione avviene mediante l'invio del solo certificato medico e quindi mi appare un controsenso, perché il certificato medico è un documento sanitario redatto
da un medico certificatore, da un medico abilitato a poter trasmettere il certificato telematicamente, ma di per sé, secondo la nostra, diciamo, il nostro giudizio, non può assolutamente surrogare quello che è la domanda amministrativa, che peraltro contiene e deve contenere tutta una serie, diciamo così, di dati che non possono essere certamente redatti attraverso un certificato medico. Quindi questo che significa? Che se da un lato si cerca di agevolare la persona con disabilità, la famiglia, chi fa richiesta naturalmente dell'accertamento di base, naturalmente si cercherà in qualche modo, questo è certamente una facilitazione, quindi una semplificazione, ma diventa poi complicato per l'istituto di previdenza dover richiedere tutta una serie di dati che servono per qualsiasi tipo di richiesta o per qualsiasi tipo, diciamo così, di valutazione che ne consegue dall'invio di questo certificato. Quindi sarebbe opportuno e necessario, ma lo abbiamo sempre detto, che contemporaneamente o subito dopo il certificato medico, come avviene fino a questo momento, si possa trasmettere assolutamente la domanda in via amministrativa. Ripeto, il problema è che vi sono delle condizioni necessarie perché io debba indicare e si è fatto tutto anche un percorso legislativo per cercare di accorciare questi tempi, tant'è vero che l'INPS, proprio per accorciare i tempi, ha eliminato attraverso atti regolamentari tutta una fase successiva dall'invio del certificato e all'invio della domanda, proprio perché i dati che venivano richiesti successivamente alla valutazione erano dati e sono dati che possono essere già inseriti precedentemente nella domanda amministrativa e quindi possono essere di facile aiuto per l'istituto per procedere a quello che deve concedere eventualmente. Vi è un altro aspetto che può essere, un attimino criticato. Nel momento in cui io presento un certificato medico, posso esonerare l'istituto dalla valutazione diretta, quindi dalla visita diretta, inviando soltanto la documentazione sanitaria. Su questo mi permetto di dire che la nostra associazione non è assolutamente d'accordo. Perché? Perché credo che la visita diretta, gli esami obiettivi sono, dei momenti essenziali per la commissione che deve valutare e per l'assistito o per il soggetto o per il cittadino che deve essere valutato. Una mera valutazione soltanto sugli atti, ma potrebbe, mettere in evidenza degli aspetti certamente definiti, ma potrebbe non mettere in evidenza tanti aspetti anche di natura sociale, che comunque diventa un fattore e un elemento determinante per una valutazione completa. Se noi vogliamo effettivamente fare la valutazione con i criteri dell'ICF, e ora mi si dovrebbe chiedere perché il criterio dell'ICF, che si basa su una valutazione biopsicosociale, debba tener conto poi soltanto di un mero atto sanitario, quindi di un documento sanitario, e quindi quella tanto decantata valutazione biopsicosociale va a farsi per certi aspetti benedire. Ecco perché noi abbiamo detto che anche, almeno per quanto riguarda la prima visita deve essere una visita diretta, nel senso che il cittadino, ancorché in possesso di documentazione sanitaria probante, debba e possa essere valutato direttamente. Dare la possibilità al cittadino di poter essere valutato soltanto dal punto di vista documentale è certamente un vantaggio per il cittadino, che impropriamente crederà di essere agevolato, ma che poi di fatto naturalmente renderà quella valutazione una valutazione poco probante, perché ripeto, la valutazione diretta è una valutazione che mette in evidenza tutta una serie, perché anche il certificato
medico più significativo, più esaustivo, non potrà raccontare né la storia del soggetto che fa richiesta per quanto riguarda la domanda di accertamento, né tantomeno potrà mettere in evidenza quelli che sono altri aspetti che non sono certamente secondari, ma che non possono essere riportati all'interno della valutazione medica, quindi del certificato medico. Ed ecco per quale motivo noi chiediamo che la prima visita debba essere sempre una visita diretta. L'altro aspetto è che parla è che in occasione della visita per la valutazione di base del soggetto che ne fa richiesta è sottoposta la compilazione di un questionario VUDAS secondo le modalità stabilite secondo un altro comma che poi andremo a vedere più in là. Da questo punto di vista, vedete, ora io non credo che con la carenza di sanitari che noi abbiamo sul nostro territorio e non credo che un medico certificatore abbia tanto tempo per redigere un questionario del genere. Se poi il questionario deve essere redatto dal cittadino, ci troveremo in presenza di una situazione veramente anacronistica, perché non tutti i cittadini sono in grado di poter, anzi quasi nessuno è in grado di poter, o pochi cittadini sono in grado di poter esprimere questo questionario, di poter redigere questo questionario. Che cosa poi succede? Ecco perché, ripeto, la valutazione di base diventa fondamentale. Vi è un altro aspetto specifico che noi riteniamo di dover affrontare con la specifica, diciamo così, valutazione, la mancanza di una diretta presa di coscienza della commissione rispetto al cittadino stesso. Quindi, va benissimo la semplificazione, la secondiamo sicuramente, anzi l'abbiamo proposta la stessa semplificazione, ma deve essere una semplificazione però mirata, nel senso che per semplificazione noi intendiamo accorciamento dei tempi di attesa, per semplificazione noi riteniamo che non ci debba essere un'attesa negli ambulatori dell'INPS da parte del cittadino con disabilità. Certo che dopo la prima visita, soprattutto in quei soggetti che le condizioni sono particolarmente gravi o molto gravi, è chiaro che si potrebbero evitare le cosiddette visite di richiamo, le cosiddette visite di revisioni. Anche qui è stata fatta una, diciamo sì, campagna dicendo niente più visite di revisioni. Siamo perfettamente d'accordo ad affermare niente più visite di revisioni, ma ci sono tante patologie che necessitano di una visita di revisioni. Del resto noi abbiamo già un decreto che individua un certo numero di patologie per le quali l'INPS non è obbligata a non più richiamarti, nel senso che il cittadino ha il diritto a non essere più richiamato, quindi l'INPS non deve più richiamare i cittadini. Ecco, basterebbe ampliare quell'elenco di patologie, che ne sono soltanto 12, per definire chi non deve essere più richiamato a visita medica, e naturalmente si tratta di condizioni, ed è giusto che sia così, di condizioni gravi o gravissime, ma in altri casi è opportuno rivalutare le persone, perché può esserci una effettiva evoluzione nelle patologie e quindi le condizioni del soggetto stesso si sono o potute aggravare, quindi avrebbe diritto ad un ulteriore, diciamo così, livello di assistenza, oppure possono essere regredite e quindi quei livelli di assistenza non, diciamo così, sono più in diritto del cittadino. Noi questo lo diciamo sempre nell'interesse delle persone e nella specifica consapevolezza che le procedure devono essere delle procedure snelle, trasparenti, ma che tutelino la persona con disabilità. Se questo noi non lo facciamo, abbiamo soltanto messo in campo una macchina che purtroppo non sarà una macchina utile per migliaia e migliaia, se non per milioni di persone. Quindi da questo punto di vista noi continueremo la nostra battaglia, continueremo ad insistere perché alcuni aspetti vanno modificati. Questa è la parte forse più semplice da modificare, che può essere modificata anche attraverso un atto regolamentare.
Poi ci sono altri aspetti che vedremo nelle prossime puntate e che naturalmente saranno oggetto di nostra discussione e di nostra valutazione. Con questo termina qui il nostro appuntamento di oggi. Però vi voglio ancora una volta esortare, se ritenete opportuno e se ritenete necessario e se vi fa piacere contribuire a sostenere la nostra associazione che dal 1956 tutela le persone con disabilità attraverso la donazione del 5 per 1000, un atto semplicissimo, sottoscrivendo la vostra dichiarazione dei redditi e riportando il codice fiscale, il numero che vi appare in sovrimpressione e naturalmente destinare questa risorsa alla nostra associazione. Non, per voi non è un costo e oltretutto non è incompatibile con altre forme di sostegno che vorrete dare ad altri enti. Con questo termina qui l'appuntamento di oggi, vi auguro un buon proseguo di trasmissione, un buon inizio di settimana e a risentirci alla prossima puntata. ANMIC informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale ANMIC. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su ANMIC 24. ANMIC 24. Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.